di Politeisti. Buona giornata. Ciao a tutti. Chi vi parla è Claudio Simeoni insieme a Francesco dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Malostica Vicenza. Allora Francesco, sì. Oltre che a ringraziare tutti i pagani, tutte le persone che ci hanno voluto fare la festa. Sì, perché venerdì appunto è stata la cena per il decennale della trasmissione e di conseguenza parecchie persone sono venute, è stata una cena ben riuscita, ci sono state possibilità di chiacchierare, di commentare i 10 anni, di fare bilanci no, perché logicamente noi i bilanci si fanno quando le cose sono chiuse, siccome la trasmissione ha intenzione di proseguire per un altro secolo come minimo, allora appunto abbiamo rinviato i bilanci fra un secolo. E invece è stata appunto l'occasione di un po' ricordare tutte le battaglie, tutte le discussioni, tutte le guerre, tutte le polemiche che ci sono state, un po' appunto per rinsaldare il legame che c'è con gli ascoltatori, che non è solo un legame dal punto di vista radiofonico, vocale, ma è anche un legame personale. Perciò ringraziamo tutti quanti quelli che sono venuti, tutti quanti quelli che ci hanno festeggiato e ci diamo appuntamento al ventennale. Di trasmissioni radiofoniche e naturalmente sarà anche il quarantennale della radio. Beh, dato noi tireremo avanti un altro secolo, perciò di conseguenza sì, insomma ci sarà il secolo, faremo qualcosa di più consistente. Bene, detto questo, visto che non abbiamo appuntamenti da sì, indicare, giovedì prossimo il MUT. Allora, giovedì prossimo che è il 14 di dicembre alle ore 21 al pub Imbolc in via Orliana 11 a Montecroto Terme, c'è il MUT dei pagani dei Vican del Veneto. Ormai questo MUT festeggia, anche questo festeggia del primo anno. Esatto. Sì, perché il MUT, diciamo, i due MUT, uno è partito a dicembre dello scorso anno e quello di Montecroto è partito a gennaio. Di conseguenza festeggiamo la prima candelina del MUT. Chi vuole partecipare sa che è un incontro informale, che non c'è nulla di fisso, ci si ritrova, si discute delle tematiche più varie, ci sono varie proposte, ci sono varie possibilità, perciò l'appuntamento è appunto giovedì 14 dicembre, ore 21, pub Imbolc, via Orliana, Montecotto Terme. Ecco, questo diciamo l'unico appuntamento, a parte poi gli appuntamenti della radio, che mi sembra il 22 c'è l'assemblea degli speaker, perciò gli ascoltatori che vogliono partecipare, fare gli auguri, chiacchierare con chi compone questa radio, hanno lo spazio e la possibilità. Va bene, allora iniziamo la trasmissione di oggi che avrà un'impronta un po' particolare. Non avrei pensato, dopo 10 anni, che quando la storia si ripetesse. Chi ha avuto un po' di passato nella sinistra si ricorda gli slogan, no? Quando la storia si ripete, la prima volta è una tragedia, la seconda una farsa. Il problema è che non sappiamo mai se si stia ripetendo pari pari, se sia una tragedia continua o se sia una farsa continua, perché anche questo purtroppo a volte c'è. Cioè, questa ripetizione delle cose, no? Queste rifritture continue nel solito olio che ormai sta andando a marcio, no? E che però qualcuno ci prova sempre a fare del male alle persone. Effettivamente dopo 10 anni vediamo che le cose si stanno ripetendo, però sotto l'aspetto di farsa credo che stiano migliorando, cioè, nel senso che la farsa è un po' maggiore. A cosa mi sto riferendo? Noi abbiamo cominciato qui le trasmissioni radiofoniche, vi ricordate? Sempre il 21 novembre 2006. Abbiamo cominciato 1996. Abbiamo cominciato parlando del macellaio di Sodoma e Gomorra e del pazzo di Nazareth. E 1996, ma volgeva la fine, iniziava il 1997. E alcune sentenze della Corte Costituzionale diventavano importanti, cioè la Corte Costituzionale cominciava a definire per la prima volta nella sua storia cos'era il sentimento religioso, cos'era la libertà religiosa, cos'era l'essere persone religiose nella società. Nel contempo stavano arrivando anche delle sentenze ad opera della Corte di Cassazione, vi ricordo la più famosa, che del prete Gomiero di San Donà, che è una sentenza chiave per riuscire a comprendere qual è il rapporto, il confronto fra situazioni religiose diverse, e sentenze anche come quella della Cassazione di Scientology, che andavano a definire che cos'è una religione, quando è che una cosa si può chiamare religione, no?
e furono sentenze importanti. Nel momento stesso in cui, guarda caso, il Ministero degli Interni venne fuori con quel sciagurato, chiamiamolo così, rapporto che parlava delle sette, e prendo atto che la volontà del Ministero dell'Interno non era quella certo di lanciare un allarme, ma far vedere quant'era la pochezza, insomma, cioè quant'era l'inconsistenza, quant'era il non pericolo delle sette, cioè questo probabilmente era l'intento del Ministero degli Interni. Sta di fatto che quel rapporto, nelle mani dei media e manipolato in maniera opportuna dalla stampa, divenne un allarme sulle sette che andò avanti per 5 anni. 5-6 sì, anni. Beh, viene utilizzato, rivangato, tirato fuori più o meno a sproposito. Però è già significativo che dopo di quello non è stato più utilizzato, non è stato più realizzato, non è stato più fatto. Io sospetto che il Ministero degli Interni abbia puzzato che è stato usato in maniera strumentale e non ne abbia più fatti. A distanza di 10 anni, siamo alla fine ormai del 2006, siamo quasi al 2007, Francesco, arriviamo ad avere delle notizie che sono arrivate improvvisamente ieri come un cesserino. E beh, d'altronde uno era prima della trasmissione, pochi arrivano il giorno dopo la trasmissione. È giusto, sì, è vero. Dovevamo fare la trasmissione, allora sono arrivate prima, sì. Poi sanno che noi lavoriamo sull'immediato, sull'attualità, e di conseguenza, giustamente, dice, giustamente fa, li lasciamo commentare una cosa vecchia di 3-4 giorni, no. No, ce l'hanno subito, no. Allora, praticamente cosa succede è che io ho la segnalazione, no? Mi arrivano le segnalazioni di vari articoli a tema che avvengono in giro, e a un certo punto mi arriva la segnalazione che la Polizia di Stato, leggo da parte ANSA, Francesco, sì. La Polizia di Stato ha organizzato una SAS, cioè una squadra anti-sette, ed è una nuova task force super specializzata che la polizia mette in campo per contrastare le attività illecite e truffaldine di guru, santoni e sedicenti occultisti. È composta da una 15 tra agenti di polizia, analisti, investigatori e psicologi che si occuperanno dei reati legati al fenomeno delle sette e dei gruppi esoterico-religiosi. Il team farà capo al servizio centrale operativo della direzione anticrimine centrale diretta dal prefetto Nicola Cavaliere. Con l'aiuto di tutte le squadre mobili provinciali, la SAS lavorerà a monitorare il mondo occulto raccogliendo e analizzando segnalazioni e dati, pronta a intervenire ovunque sul territorio per risolvere casi di crimini gravissimi, violenza sessuale, uso di droghe, sottrazione di beni legati a particolari culti. Cioè, la notizia in sé lascia perplessi, nel senso che non esistono sul territorio degli allarmi sociali relativi a questo, no? Cioè attività di sette che siano tali da giustificare la formazione. Beh, di una, la Chiesa Cattolica è una setta. Sì, ma volevo arrivarci un attimino dopo, Francesco, su questo, no? Sì, no. Sì, perché dopo c'è anche il buffo della cosa, no? Cioè, Francesco mi ha un po' in realtà, se organizzi una squadra di 15 persone di polizia che fa questo tipo di lavoro, significa che come minimo ogni persona ti costa circa 45-50 mila euro all'anno, praticamente viene fuori 750 mila euro solo di stipendi, poi ci sono le strutture, poi ci sono le necessità, poi ci sono i collegamenti locali, poi ci sono i computer, poi ci sono le macchine, poi ci sono gli spostamenti, le trasferte. Quanto costa la trasferta di un poliziotto, Francesco? Sì, beh, ti dico, se uno va a vedere i bilanci dello Stato, sa. È uno che fa psicologia, che è un laureato in psicologia al servizio della polizia. Beh, sai, io ho visto delle perizie fatte da alcuni ministri del Ministero degli Interni che sinceramente, sai, uno studente universitario sarebbe stato più capace. Beh, ti dico, alla fin fine una struttura del genere di cosiddette 15 persone in realtà ha un costo di molti milioni di euro, diciamocelo subito all'anno. E giustamente il servizio centrale di polizia vuole risultati, cioè non è che mantiene là 15 persone, gli ha messo la scrivania in corridoio perché non rompino le scatole, no. Potrebbe essere un caso di mobbing. Potrebbe essere un caso di mobbing, no. Diciamo che
può volere un risultato, no? Ora, il risultato è che sul territorio non c'è questo pericolo, cioè non ci sono le sette sataniche, non esistono le sette sataniche, l'unico è Marco Dimitri, un altro amato a Torino, ma sono personaggi più folcloristici che altro, diciamo, più che comunque non esistono. Esistono dei fenomeni di satanismo, abbiamo visto, fra i preti cattolici, cioè un prete organizzava vere e proprie messe sataniche per irretire i ragazzini, per violentare i ragazzini, questo sì, questo sì, credo si sia anche suicidato non molto tempo fa. Sono stati denunciati fatti del genere con morti in Australia all'interno della Chiesa Cattolica. All'interno della Chiesa Cattolica, cioè effettivamente all'interno della Chiesa Cattolica questo esiste, ma non esiste sul territorio. Cos'è che esiste sul territorio in maniera molto pesante? È il disagio sociale, quel disagio che è creato dalle parrocchie, che è creato dagli oratori e che spinge le persone a riempirsi di eroina, a riempirsi di droga. Questo sì, questo esiste. Ora, che queste persone si mettono in testa chissà quali cose, no? In base alle alterazioni della percezione che subiscono dalla droga, questo è un discorso sociologico molto importante, insomma. Ma non è certo una questione di sette, diciamo così, è una questione di devastazione sociale messa in atto dalla Chiesa Cattolica. Questo. Ora, abbiamo questa squadra di 15 uomini che deve portare a caso un risultato facendo delle indagini su un oggetto che non esiste. Cioè, guardate che non è mica da poco questo, Cioè, questi qua si sono messi in testa che esistono, anche perché, andando più avanti nella notizia, no? A affiancare questa gentaglia, questi poveracci, diciamo, più che gentaglia, c'è della gentaglia vera e propria, cioè ci sono dei preti di Don Benzi. Vi ricordo che Don Benzi era quel criminale che in una trasmissione di A Porta a Porta, sì, farneticava di 30 bambini ogni anno sacrificati. 20, dai. Almeno 20. Almeno 20, bambini sacrificati al male, ammazzati, sacrifici umani, e la polizia di Stato diceva: ma guarda che non esistono, cioè non ci sono questo, cioè noi non abbiamo questi dati, per cui e lui, non so, dava dei coglioni ai poliziotti, una cosa del genere, insomma, cioè, non ho ben capito qual era la relazione. Sta di fatto che mi ricordo che fece una gran figura di merda quella volta, e penso, non so, a questo punto quali appoggi politici può aver avuto per fare una cosa del genere. Comunque, questo Don Benji sta predicando che ci sono 6-700 mila satanisti in Italia. State attenti al vostro vicino di casa a sto punto, perché 6-700 mila satanisti significherebbe un bacino di almeno 5 milioni di persone. Beh, quelli che secondo le parrocchie potremmo esserci. Uno ogni 10? Se ci sono 600.000 satanisti, significa che ci sono almeno 10 simpatizzanti. Beh, sai, satanisti. Per credere al Satana bisogna essere cristiani. Beh, questo è vero. Cioè, di conseguenza, tutti i cristiani credono al Satana, questi satanisti ci sono perché credono in Satana. Sì, ma questo potrebbe essere. Ma sai, anche questa è un'ipotesi. È un'ipotesi di indagine anche abbastanza pesante. E il problema cos'è? È che adesso, siccome sto Don Benzi sarebbe dentro a questa operazione criminale, perché il fatto che la polizia organizzi una squadra per fare delle indagini, ciò è del tutto legittimo ed è bene che venga fatta. Il fatto che però i cattolici usino questo per lanciare un allarme religioso sul piano nazionale è gravissimo, perché io ho avuto praticamente 10 articoli, fra cui Corriere della Sera, La Repubblica, Panorama e almeno altri 10 giornali che rilanciano la questione mettendo sempre al centro non tanto l'attività investigativa della polizia, ma quanto l'attività farneticante del Don Benzi. E questo è folle, che vuol dire che ogni spiritista, ogni individuo che ha una religione diversa, oggi come oggi dovrà guardarsi alle spalle non tanto dalla polizia, ma dalle minacce che riceverà dai cattolici, che lo potrebbero denunciare qualora volessero alla polizia. Cioè abbiamo un doppio effetto. Da un lato abbiamo ciò che è legittimo, cioè le istituzioni che fanno questo lavoro. Dall'altra parte ciò che è illegittimo, cioè l'uso che di questo lavoro ne viene fatto da chi ha il controllo del territorio. E questo è il doppio binario, perché non è che si nega il diritto della polizia di fare le indagini, anzi guai se non le facesse.
ma purtroppo si nega alla polizia il diritto di farsi strumentalizzare da un'organizzazione criminale come quella del Don Benzi per riuscire a continuare a stuprare bambini costringendo in ginocchio davanti al crocifisso. Questo non è accettabile dal punto di vista, neanche dalla polizia. Per cui la polizia faccia il suo lavoro, ma non sia uno strumento di azione sul territorio per negare la libertà religiosa delle persone. Perché una persona può anche avere dei timori e ha il diritto ad avere i suoi timori, e questo non è accettabile. Sì, no, ecco, c'è una cosa da aggiungere che viene da pensare, perché praticamente queste comunità, perché il nostro caro Don Benzi fa parte della comunità Giovanni XXIII e queste comunità sono riuscite ad accreditarsi verso molte istituzioni come centri di accoglienza, come per persone che sono in condizioni diciamo di recupero della droga e così via, di conseguenza hanno delle convenzioni, hanno degli accordi. Queste convenzioni certo non sono a titolo gratuito, perché queste comunità, le comunità antidroga, ottengono dallo Stato dei finanziamenti cospicui. E allora di conseguenza ci sarebbe anche da pensare che si voglia creare una nuova categoria di persone, soprattutto, sai, quei genitori cattolici che hanno i figli che cominciano a ribellarsi all'educazione che hanno ottenuto. Io voglio ricordare, per chi è vicentino, che negli anni 80 ci fu un grande scandalo, un grande processo, una grande polemica a Vicenza, in cui una famiglia denunciò un insegnante e parlò di plagio. Perché? Perché questo ragazzo, andando a scuola, cominciò a essere meno parrocchiano, a frequentare meno la parrocchia, a staccarsi un po' dalla famiglia, avere un'altra visione, e un insegnante che faceva l'insegnante divenne un mostro, venne dipinta come una strega, come una plagiatrice, e questo è successo a Vicenza negli anni 80. Chi ha un po' di memoria se lo ricorderà. Allora, cosa succede? Che i ragazzi logicamente conquistano anche un'autonomia. I ragazzi hanno strumenti culturali adesso un po' diversi, perché tutti quanti sanno che la tecnologia tipo internet gli permette di andare a capire certe cose. Cioè, i genitori cattolici non sono certo disposti a comunicare o a discutere di un dogma. I bambini hanno una certa intelligenza, una certa capacità. Se non vanno fuori di casa, una volta devi andare in biblioteca, dove andate a seccare il libro, dove andare in libreria, dove spostarti, molte volte avevi anche difficoltà a recuperare i testi, a recuperare le informazioni, e invece con il corso di internet un bambino, un ragazzo più capace dei genitori va su internet e vede che molte cose di quelle che gli hanno raccontato in parrocchio o da qualche altra parte sono delle cose che non esistono, non ci sono, e di conseguenza si porrà questo bambino nella condizione di essere critico. Se poi noi assistiamo a un'altra cosa che è abbastanza incredibile, e questa radio ne ha parlato, bisogna riconoscere che la radio l'ha fatto, la mania ad esempio di abbassare l'età in cui si danno i psicofarmaci ai ragazzi, sì, che è un'altra follia anche questa qua. D'altronde questa radio ne ha parlato e noi ci aggiungiamo, perché mi sembra che hanno diminuito non so di quanti anni l'età per cui si possono dare i psicofarmaci. Allora, cosa succederà col discorso poi della follia dell'esorcismo, della follia della possessione portata avanti dalla Chiesa Cattolica, che i genitori cattolici diranno questo è traviato da una psicosetta, è traviato da qualche gruppo con l'influenza su internet e così via, e sicuramente andrà a finire in una comunità di recupero. Ti ricordi il caso di quel malato schizofrenico che qui a Treviso, sì, ammazzò il padre? Sì. Bene, e i giornali lanciarono l'allarme delle psicosette, sì, e fu in testa terroristi come Bisetto, delinquenti, criminali come l'Aris, come il Gris, e tutta l'inchiesta venne fermata quando il ragazzo era nelle mani degli esorcisti. Sì. In realtà a far andare fuori di testa completamente il ragazzo, al di là della malattia, furono gli esorcisti che manipolarono la mente del ragazzo. Fu le parrocchie di Treviso, e da allora basta, più indagini. Vogliamo dare una dimostrazione di questo, diceva, dell'esorcismo. Bene, se qualcuno vuole farsi un'idea, è uscito un film che logicamente l'Avvenire e le televisioni non ve ne danno a raccontare, che si chiama Requiem, ed è l'ambientazione fatta con documenti storici di un fatto vero. L'autore è il tedesco Hans Christian Schmidt ed è una storia vera. Allora, il film si chiama Requiem e si disse una piccola recensione, una delle poche che sono uscite, fa storia di Michela che cresce in una piccola città della Germania del sud, da una famiglia profondamente religiosa. Soffre di epilessia e quando gli attacchi sono accompagnati da visioni e voci strane si rivolge a un prete che la induce a sottoporsi a una serie di esorcismi fino alla morte. È Requiem,
di Hans Christian Schmidt, un film ispirato alla storia vera di Annelies Michelin, che, esorcizzata per anni, morì per denutrizione e sposatezza nel 1976 a Königsberg, a 23 anni. Il film è che il Festival di Berlino ha premiato con l'Orso d'Argento, il protagonista Sandra Hüller, esce oggi in Italia. Requiem è un film scomodo che potrebbe suscitare l'indignazione delle gerarchie ecclesiastiche e aggiunge sempre la regista. L'idea del film risale a una decina di anni fa, quando ho scoperto in un pellegrinaggio a Königsberg che Annelies veniva ancora venerata come una martire da pellegrini di tutta Europa. Ho approfondito la sua storia, ho letto dei suoi viaggi in tanti santuari, anche in Italia, mi sono documentato sugli esorcismi del XX secolo, credo che quello che è accaduto 30 anni fa accade ancora. Se il Vaticano prepara ancora oggi alcuni preti all'esorcismo, vuol dire che ha paura di essere posseduto dal diavolo, esiste ancora. Questo lo dice un regista tedesco. Mi ha colpito molto il fatto che tutti volessero bene ad Annelies. Tutti pensavano di agire per il suo bene, ma nessuno è venuto in mente di portarla da uno specialista. Parla sempre di se stesso, regista fa. Cresciuto ad Altötting, una provincia anch'essa molto cattolica, dove la gente fa benedire anche le macchine. Schmidt non crede nel diavolo e non credo che esistano le possessioni demoniche, ma ho cercato di capire le percezioni della protagonista, di immaginare il suo spavento per la malattia di cui soffre, un mistero per lei che la induce in un ambiente rurale segnato dalla religione a pensare al demonio. Ecco, questa è una situazione vera, una storia che è successa. Se le cose stanno come ci dice la stampa, queste cose le avremo ancora adesso. Questa è una ragazza malata, ma questa malattia è stata provocata dal caso o da una condizione ambientale e sociale di una religione molto presente. Io vorrei ricordare che morti ce ne sono stati in Italia. L'infanticidio di Polistena, che è molto dimenticato, ma famiglia molto religiosa, prende una bambina di pochi mesi, viene esorcizzata e durante l'esorcismo muore. Questo è chiaramente un sacrificio umano, ma non fatto dai satanisti, fatto da chi crede in un Dio. E quanti casi del genere esistono ed esisteranno? Il fatto stesso che sia un Don Menzi che si presenta o cerca di accreditarsi o di sostenersi come esperto di antisette, come un qualcuno che dovrebbe curare le cose, cosa vuole fare? Delle cliniche psichiatriche in cui convogliare la gente, o queste cliniche psichiatriche in realtà sarebbero dei piccoli campi di concentramento, come già avvengono per le comunità antidroga, perché molte comunità antidroga sono gestite addirittura all'estero da cattolici. Io voglio ricordare che ne esistono anche in paesi all'estero, sempre all'interno di comunità religiose molto fondamentalistiche, in cui soltanto con la preghiera e qualsiasi di colpa si cerca di guarire le persone. Ma allora i genitori cattolici che hanno rinunciato ad essere capaci di intendere, di capire i figli, di seguirli, di ascoltarli, di essere di esempio. D'altronde, cosa può dire un genitore cattolico al suo figlio? Deve obbedire, deve aver fede in Dio, conoscenza per lui non esiste. Bene, allora, se adesso abbiamo un film come Requiem che ci ricorda questo, ricordate che potrebbe essere la storia non dei vostri figli, perché chi ascolta Radio Kamen 5 ha una capacità critica molto forte, ma potrebbe essere quello che succede al figlio del vicino di casa o di qualche parente. E vogliamo lasciare che personaggi come un Don Benzi vadano a terrorizzare la gente, a raccontare che ci sono sacrifici umani, che c'è un diavolo tentatore? Vogliamo rimangare queste paure? Francesco, vogliamo fare un po' di cronaca di questi ultimi giorni dell'allarme sociale? Sì. Allora, il Gazzettino 25 novembre 2006, ex prete novantenne condannato a 15 anni per abusi su un bambino. Cassazione, 30 novembre 2006, padre fedele può ancora violentare, e censura il fatto che questo delinquente sia stato messo in libertà provvisoria. Censura il fatto che il Tribunale della Libertà abbia sottovalutato quelle che sono state le accuse della suora, e censura il fatto che il Tribunale della Libertà non abbia preso in esame ciò che lui diceva, e censura il fatto che il Tribunale della Libertà non abbia preso in esame le accuse delle altre ragazze. Questa è la Corte di Cassazione.
Dentro mia figlia c'è il male, 3 dicembre 2006. Un uomo di 36 anni a Nicosia, in provincia di Enna, tenta di strangolare la bambina di pochi mesi perché dentro di lei c'è il male. E infine ve ne do un altro. Il giorno 6 dicembre 2006 è stato un esposto alla magistratura fatto nel settembre scorso dall'associazione Omnus modenese Rock Nowhere, dall'associazione Solidado di Cagliari, dal comune di Correggio, Reggio Emilia e dall'ex sindaco della cittadina Claudio Ferrari, a far partire le indagini che hanno portato ieri all'arresto con l'accusa di pedofilia del sacerdote sardo Don Marco di 59 anni, da più di 30 anni impegnato in Nicaragua, dove in Nicaragua aveva costruito un vero e proprio campo di concentramento in cui abusava dei ragazzini. Queste sono le notizie di questi giorni. Ditemi, quante notizie di satanisti avete in questi giorni? E poi gentaglia assassina come il Grace non dovrebbero essere chiamati assassini, criminali? O gentaglia come Don Benzi non dovrebbe essere censurata come criminali? Questi delinquenti non sono ancora in galera, eppure fanno apologia di strage, esaltano il genocidio, stuprano bambini costringendoli in ginocchio a pregare. Questo è l'allarme sociale. E fanno incazzare queste cose. Porca miseria. Vogliamo dare anche un altro esempio di come si vuole pensare il futuro, non certo allegro, ma neanche veramente triste. Allora, è uscito un libro che ha avuto molto successo in Germania, la critica dice 700.000 copie vendute in Germania. E il libro dice, è di un certo Peter Hahn, dice: la festa è finita, la fine della società dello spasso. Non vedo perché una società in cui ci si diverte dovrebbe finire. Ma qual è il motto di questo Hahn? Riportare Dio nella politica. E già sapete chiaramente che quando qualcuno pensa che non vi dovete più divertire, in realtà non è che noi ci divertiamo, ma vorremmo vivere nella normalità, ma quando uno dice che vi state spassando o ci stiamo spassando, significa che lo spasso non gli piace. E allora qual è l'alternativa a questo tipo di vita? Certamente un cristiano, un cattolico non avrebbe la difficoltà andare a dire l'inquisizione, il Sant'Uffizio e altre cose, o i roghi. Ma che la cosa succeda, che ci sia questa volontà un attimino di indirizzare la società, la cultura in una certa direzione, lo abbiamo su un certo, da un certo punto di vista anche qui nel Veneto. E allora, missionari per il Veneto, preti e società che cambia. E qualcuno viene a riportarci e viene a parlare di una civiltà parrocchiale. Beh, civiltà, sinceramente, probabilmente non sa cosa significa. Che esista una cultura parrocchiale, neanche questa non esiste. No, non esiste. Esiste la parrocchia, e sappiamo che le parrocchie non sono certo dei luoghi da frequentare. Sappiamo che l'educazione dei ragazzi purtroppo avviene in altri luoghi, perché sia società, sia cultura, sia lo Stato se ne vanno a non occupare. Però già qualcuno parla di missionari per il Veneto. Ebbene, questi missionari cosa fanno? Vanno a intervenire, a modificare le cose. Pensate, e fra tanti problemi che noi abbiamo nel Veneto, ce ne abbiamo uno che una forza politica dice ai comuni veneti: fate il presepe. Tenendo conto che questo è un partito che lo dice, che fa parte della maggioranza governativa e che ha i suoi assessori, i suoi consiglieri che sanno, sono determinanti per il voto, un politico che si veneto, tenendo conto che noi di problemi nel Veneto penso che gli ascoltatori di quest'anno non sanno, che sia fondamentale che vada a dire ai comuni veneti, di fronte a tutte le polemiche, alle difficoltà che ci sono, fate il presepe. E allora pensate che sia giusto che le poche risorse che i comuni hanno siano indirizzate per fare il presepe. Ma cosa succede? Io penso che uno possa festeggiare le feste come vuole, ma quando abbiamo un vescovo veneto che dice che Babbo Natale è pericoloso, Babbo Natale è pericoloso, pericoloso può essere in qualche sua raffigurazione, sai, c'era la Littizzetto molto creata dal Vaticano che diceva: smettetelo di appendere Babbo Natale fuori dalle finestre, che mi sa sempre che sei un ladro. Ma lui dice, fa il preso di Vittorio Veneto, defenestra la festa cristiana. Ma scusate, ma perché non mi risulta che esista una chiesa di Babbo Natale, non mi risulta che esista il partito di Babbo Natale, mi risulta che sia una figura criticabile, divertente.
Babbo Natale è uno che porta i doni. E cose che problemi ci sono? Fa parte di quella società dello spettacolo, dello spasso. Non spaventi i bambini. Certo che per chi, tipo per il vescovo Zenti che dice che Babbo Natale è un pericolo, certo è meglio un bambino terrorizzato dalle turbe sessuali, dalla paura del demonio, dalle tentazioni. Certo, sai, un bambino che pensa che Babbo Natale gli porta un regalo, un bambino che desidera cosa potrebbe avere, perché, pensate, scrivere la letterina a Babbo Natale uno non è che gli possa domandare tutto, deve fare delle scelte, dire cos'è che mi piace di più. E già, è una forma di educazione, cioè rispetto, è meglio dal punto di vista dell'educazione del babbo religioso che l'insegnante di religione, perché l'insegnante di religione cosa gli dicono? Devi sottometterti, devi rinunciare, c'è un buon Dio che pensa a te, ma tu sei un peccatore. Babbo Natale non ha mai detto questo. Eppure esistiamo, c'è una crociata, l'abbiamo ricordato lo scorso anno, il vescovo Maggiolini di Como, che il giorno di Natale fa una filippica contro Babbo Natale. Ma non mi risulta che Babbo Natale sulla sua renna porti le bombe intelligenti, no, o faccia il kamikaze. Non mi risulta questo. Non mi risulta che sia neanche come tanti sacerdoti che sia un pedofilo. Eppure abbiamo un vescovo che la sua funzione chiaramente di dottrina è quella di dire no, Babbo Natale non va affrontato. Ma perché è così pericoloso? Proprio perché Babbo Natale ha un significato ben profondo, e l'ha ricordato Umberto Galimberti, dalla concezione del tempo ciclico, il fatto che ritorna sempre, il fatto che ogni anno c'è, non si festeggia la nascita di Babbo Natale, si festeggia il ritorno di Babbo Natale. E questo dà fastidio. Perciò ho pensato a una figura così. Non mi risulta nella storia, nella cultura occidentale, un movimento politico culturale che si sia scelto difendere Babbo Natale. Ma io vorrei ricordare che negli anni 50 in Francia esiste appunto un libro dell'assemblea che si chiama Babbo Natale bruciato. I cattolici organizzarono a Marsiglia addirittura il rogo di Babbo Natale. Ma che paura vi fa Babbo Natale? Ora rendetevi conto, una religione che ha il creatore dell'universo, che è il figlio di Dio che scende sulla terra, ha paura di Babbo Natale. Sì, perché oltretutto questa religione non dovrebbe festeggiare il Natale, storicamente non l'ha mai festeggiato il Natale, perché il Natale è la perdita della divinità del suo Dio. In realtà doveva festeggiare la morte, cioè la Pasqua, perché è là che il suo Dio risorge. In realtà la gente ha bisogno di ben altre cose che non queste puttane. In ogni caso non è solo Zenti, volevo dirti, Francesco, sì, ma c'è anche Mattiazzo, quel deficiente qui a Padova, che ha un disprezzo assoluto della società umana, il quale invita a boicottare quei negozi che non gli vendono le statuine di plastica. Ora, io al di là di tutto capisco la rinascente l'IKEA, anche perché se c'è qualche cattolico veramente cattolico in ascolto dovrebbe sapere, o meno la tradizione qual è, quando uno ha un presepe, no, e ci tiene a quel presepe, va a raccogliersi le statuine di pregio, e le statuine di pregio non le butti via, ma le conservi, le avvolgi, le metti in soffitta, sì, e l'anno dopo te le riprendi, te le tiri fuori, le ripulisci, cioè c'è tutto un rituale nella riformazione. Ci sto parlando di cose serie, cioè quelli che vogliono fare le rappresentazioni serie, no? Cioè c'è tutto un rituale che è importante per chi lo fa nella preparazione del presepe. Ora, avere le statuine di plastica, la pecorella di plastica, cioè sono paccottiglia che uno che effettivamente è amante, diciamo così, del presepe, cioè guarda con molto disprezzo, ma non tanto per la rappresentazione religiosa in sé, proprio per la qualità della roba. Cioè, in effetti, allora tu non puoi vendere ogni anno 50.000 statuine, vendi quelle di pregio, ma chiaramente la pacottiglia non ti va via. E giustamente l'IKEA e la Rinascente, che fanno delle scelte, diciamo così, più commerciali che altro, a parte l'IKEA, però chiaramente non hanno sta roba. Sto Zenti è un povero mentecato, cioè non sto Mattiazzo, è un povero mentecato, perché non conosce neanche ciò che è la sua stessa tradizione religiosa. Cioè ha questa voglia, no, di imporre la propria immagine alle persone, che non sa neanche qual è il sentimento religioso delle sue stesse persone, oltretutto. Sì, ma aggiungiamo una cosa, cioè, visto questo attacco così forte a Babbo Natale, sarebbe da pensare che Don Benzi lo veda come un fatto satanico. Il fatto che, cioè, quando l'atto di accusa del vescovo Zenti dice fa Babbo Natale sta scippando e defenestrando il Natale cristiano, rappresenta il mito delle illusioni, dei luccichi e degli stordimenti che distolgono l'attenzione dalle varie problematiche del vivere.
si è passati da un fatto religioso a una cultura dell'evasione e del mito. Il fatto ultimo, di sotto normalmente la verità sta nell'ultima parola, e qua il fatto del mito. Ma allora, per un Don Benzi che non vede le persone a correre dietro Gesù Bambino, i presepi, ma che pensano più a Babbo Natale, penserà sicuramente a qualche complotto satanico. Sicuramente c'è la tentazione di... guarda che non dici niente, se mi dai due minuti ti dimostro qual è il pensiero di Don Benzi. Perché dopo aver visto sta porcata, sta vigliaccata in rete, sono andato un attimino a guardarmi in giro a trovare qualcosa, e c'è un articolo di Don Benzi, cioè su Don Benzi, con le dichiarazioni di Don Benzi, fatto ad Halloween, per Halloween, cioè del 30-10, non è neanche tanto distante, Don Benzi, presidente dell'associazione Papa Giovanni XXIII, mette in guardia dal fenomeno Halloween. Auguri solidari a Omnus per un Natale. Vabbè, questa è la festa di Halloween, che viene esaltata il 31 ottobre, è un grande rituale satanico. Ripeto, la festa di Halloween è un grande rituale satanico. Sappiano i genitori cristiani e tutti coloro che credono nei valori della vita che la festa di Halloween è l'adorazione di Satana, che avviene anche in modo subdolo attraverso la parvenza di feste di giochi per giovani e bambini. Cioè, questo qua veramente è il campo di sterminio di concentramento piantato nel cervello, Il sistema imposto di Halloween proviene da una cultura esoterico-satanica in cui si porta la collettività a compiere rituali di stregoneria. Questo, la stregoneria, non sa mai cosa sia se non quella ostia che lui vende tramutata in sangue di Cristo, quel vino là, quel porcate di quel genere. Di stregoneria, spiritismo, satanismo, che possono anche sfociare in alcune sette in sacrifici rituali. Cioè, questo è pazzo! Cioè, questo veramente è pazzo! A meno che non gli faccia... sfociare in alcune sette in sacrifici rituali, rapimenti e violenze. Questo c'ha una voglia di fare rapimenti e violenze, caro. Halloween è per i satanisti il giorno più magico dell'anno. O questo è un satanista? Sì. Allora, e in queste notti fomentano i rituali satanici con le messe nere. Vorrei sapere cosa fa Don Benzi quella notte, visto che ci vuole un prete per fare le messe nere. Le iniziative magico-esoteriche e l'avallo allo spiritismo e stregoneria. Attenzione agli educatori e responsabili della società affinché scoraggino i ragazzi a partecipare ad incontri sconosciuti, ambigui o addirittura ad alto rischio, perché segreti o riservati. Ed è come nell'Opus Dei, no? Mi appello al mondo cattolico perché non promuova in nessun modo questa ricorrenza dell'inneggiamento del macabro e dell'orrore. Queste le parole di Don Benzi, presidente dell'associazione Papa Giovanni XXIII, alla vigilia festa di Halloween. L'associazione Papa Giovanni, ricorda Don Benzi, è impegnata da 5 anni sul fronte del recupero delle vittime delle sette occulte attraverso il numero verde del servizio antisette occulte. Si rileva il mese di ottobre come un tempo particolarmente propizio per adescare le nuove leve del satanismo. Il 31 ottobre si compiono riti satanici in molte chiese sconsacrate, in molti cimiteri si rubano le ostie consacrate e si dissacrano i luoghi della nostra tradizione cristiana. Francesco, cosa faccio? Beh, questo abbiamo avuto un esempio chiaro di come pensa Don Benzi. Certo che, sì, certo che c'è da prospettare che finché noi possiamo riderne in questa trasmissione, ma pensate con genitori che credono a queste parole. Provate a pensare ai bambini di qualche famiglia cattolica che per voler divertirsi o con Babbo Natale o con Halloween e si troverebbe sicuramente considerata posseduta dal demonio e bisognosa di esorcismo. Questo povero bambino che vorrebbe fare le cose della sua età, perché non è che faccia messe nere un bambino che festeggia Halloween, non è che faccia chissà quali rituali esoterici un bambino che scrive la letterina a Babbo Natale, eppure nella follia, nella perversione, nella malattia del monoteismo, nelle parole di Don Benzi, sicuramente diventa un mostro e sicuramente non, di fronte a un personaggio che viene considerato un bambino perché lo considera un peccatore, si potrebbe fare qualsiasi cosa. A Polistena abbiamo avuto un caso di una bambina successa, sottoposta a esorcismo, che è morta. Bene,
Quanti bambini vorremmo mettere nel calendario con dando il coraggio a gente come Don Benz di proporre queste cose? Quanti bambini vorremmo con la vita rovinata? O ragazzi che arrivano come il ragazzo di Treviso a dover uccidere qualcuno perché sconvolto, perché la sua vita è stata cambiata, rovinata da un esorcista? Eppure in tutte le diocesi ci sono esorcisti, esorcisti vengono nominati continuamente e noi accettiamo, siamo disponibili a dare un credito a Don Benzi, un Don Benzi che va in televisione, che si viene presentato come un eroe, ma io direi che diventa veramente un pericolo, soprattutto proprio perché se ascoltiamo le parole, quali sono le conseguenze che si possono trarre, quali sono le prospettive che si vogliono portare. Bene, allora abbiamo ricordato il film Requiem, che dà una dimostrazione che di fronte a una ragazza che è malata la si convince di essere posseduta, la si fa peregrinare nei vari santuari e alla fine muore a 23 anni di fame, denutrita. Guarda, basta leggere, ma stavo guardando mentre stavi parlando adesso, cosa la Corte di Cassazione rileva sul fatto che il Tribunale della Libertà abbia concesso la libertà, libertà provvisoria, al prete fedele. Ricordo che il prete fedele era come un Don Benzi, che aveva il suo entourage, aveva il suo circolo, anche lui si occupava di ragazzi di strada, anche lui si occupava di drogati, eccetera. Cioè, è sufficiente. Io lo so che c'è una grossa differenza fra i giudici centrali e i giudici periferici. Io lo so, purtroppo in questo paese esiste questo. Però proviamo ad ascoltarci cosa rileva la Corte di Cassazione per censurare quei giudici che hanno concesso la libertà provvisoria al prete, a Padre Fedele, che è un Don Benzi della Calabria anche lui. Proviamo un po' a sentirli. In particolare, ad avviso della Corte Suprema, i magistrati di merito, cioè i magistrati locali, hanno sbagliato a non riconoscere la rilevanza ai fini indiziari delle minacce con le quali Padre Fedele avrebbe costretto la suora alla ritrattazione delle accuse attuate anche tramite telefono e con SMS. Inoltre, sarebbe stato sottovalutato il contenuto compiacentemente morboso e sboccato su concrete esperienze sessuali delle intercettazioni telefoniche che il frate effettuava con donne. Per la Cassazione, inoltre, bisogna anche tenere conto delle plurime dichiarazioni di ragazze accolte nella struttura L'Oasi Francescana diretta da Padre Fedele e molestate sessualmente tramite condotte ingannevoli, violente e ricattatorie, descrittive di medesime tecniche di adescamento attuate dagli indagati. Per i giudici della terza sezione penale bisogna considerare anche le dichiarazioni delle suore che avevano vissuto nell'Oasi e che delineano la fragile personalità e la dirittura morale di Suor Tania e che mettono in luce la spregiudicata condotta sessuale degli indagati proclivi a rapportarsi con le numerose frequentatrici della struttura in termini di sessualità, perché proprio la ricostruzione della loro personalità, prosegue la Cassazione nella sezione depositata oggi, può spiegare come una struttura religiosa, luogo di raccoglimento e di preghiera destinato all'accoglienza di sofferenti bisognosi, possano essere accaduti episodi di estremo degrado. La Suprema Corte sottolinea anche che Suor Tania può non essere giudicata, Suor Tania non può essere giudicata poco credibile solo perché per una volta durante la sua deposizione ha sbagliato ad indicare la data del giorno in cui avrebbe subito violenza. Cioè, queste sono le dichiarazioni che fa la Corte di Cassazione contro la sentenza provvisoria di questo prete. Allora, la setta che fa danni, la setta che danneggia le persone, è la Chiesa Cattolica. Sono le strutture sul territorio della Chiesa Cattolica che spesso sono finanziati con soldi dello Stato. Si chiamano parrocchie, si chiamano oasi, si chiamano oratori. Beh, sai, diamo un altro esempio di quanti danni fanno questa setta che si chiama Chiesa Cattolica. Allora, la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici sta studiando la revisione delle norme deontologiche e tra le novità ci sarebbe anche l'obiezione di coscienza del medico
che medico può esprimere nell'ambito e nei limiti della legge vigente e comunque non lo esime dagli atti certificativi e dell'assistenza della donna nelle fasi precedenti e successive all'intervento. Perché qualcuno, qualche cattolico medico, è arrivato al punto anche di non di rifiutarsi quasi di assistere anche nelle fasi successive. E dice, nel senso che era possibile obiettare anche nella fase in cui il medico deve rilasciare il certificato che documenta lo stato di gravidanza e l'avvenuta richiesta della donna di voler interrompere, un certificato essenziale per l'intervento. Cioè i medici cattolici arrivavano al punto di rifiutarsi di rilasciare un certificato alla donna, un certificato medico, non di fare aborto. E dice appunto Flamini, intervistato sul caso, dice: questi colleghi potrebbero almeno adoperarsi per diffondere metodi anticoncezionali che evitano gravidanze non volute, che poi portano all'aborto. Flamini afferma: ho dei dubbi sulla rivendicazione degli obiettori. Se una donna per un intervento di interruzione di gravidanza ha bisogno magari di una, per un'emorragia, di un intervento del medico e rischia la sua salute, cosa fa il medico obiettore? Rifiuta le cure e si assume la responsabilità di lasciarla morire? Stiamo diventando un paese molto strano che rischia di tornare indietro. Queste sono le parole di un medico. Cioè dice, il discorso di appellarsi a un Dio del cristiani significa che una persona di fronte a una condizione di emorragia e questa emorragia fosse fatta da un aborto, un medico cattolico, applicando l'interpretazione della legge, potrebbe arrivare al punto di non soccorrerla. E ora dice Flamini, aperte virgolette, ho dei dubbi sulla rivendicazione degli obiettori. Se una donna per un intervento di interruzione di gravidanza ha bisogno magari per un'emorragia di un intervento medico e rischia la sua salute, cosa fa il medico obiettore? Rifiuta le cure e si assume la responsabilità di lasciarla morire? Stiamo diventando un paese molto strano che deve tornare indietro. Queste sono le parole di un medico. E allora, se già qualcuno comincia a ipotizzare che le persone si possono lasciar morire, il passo successivo le persone si possono anche bruciare. E d'altronde iniziative come queste, poi sperando che iniziative commentate oggi siano soltanto uno scherzo di Natale da parte dei mass media. Io guarda, spero più che altro, quello che la mia speranza è che la polizia distingua in maniera molto pesante sul territorio la sua azione da queste persone. Questa è la mia speranza, Francesco. Sì, perché sai, se poi vanno a ricattare i soliti esperti, noi purtroppo gli esperti nell'evento abbiamo annunciato Beppe Bisetto, insomma sappiamo che è attendibile. Bisetto, attendibile, ma sì. Sei a livello del minorato mentale, perché più di quello, quell'uomo, cioè uno che va in giro a dire che Francesco butta i gas nervini più o meno, sì. Cioè dargli del minorato mentale è il minimo, insomma, cioè non, veramente è uno che va a dire che il satanista potrebbe spogliarsi nudo, io ho ancora la stampa, sai, sì. In piazza San Pietro, cioè veramente, e gli dai credito a un imbecille del genere, cioè, veramente, cioè, non lo so, cioè, questo è allarme sociale gratuito, ma veramente vomitevole queste azioni. Sì, ma vedi, se uno vuole fare il comico, libero di fare il comico, il problema è quando uno si rende conto, cioè pensa di non essere comico. E quando pensa di dover applicare regole, condizioni e cose alla società, alla cultura, alla storia del nostro paese. E se uno stesso Flamini dice in un campo ben diverso, stiamo diventando un paese strano e con la scusa di difendere il principio della Chiesa Cattolica della procreazione, si potrebbe arrivare con un medico lascia morire una paziente. Pensate quali sono i principi, i valori e la cultura di riferimento di un cattolico. E allora quando appunto un Don Benzi che si inventa sacrifici umani, che proietta sugli altri follie come hanno fatto sempre gli inquisitori, perché il problema è che loro a queste cose ci credono, sono convinti, cioè non sono dei teatranti. No, è proprio malattia mentale, Francesco, non è che... Perché posso capire che uno lo faccia per una convenienza economica, per un tornaconto, ma il tornaconto, i soldi, le convenzioni con i tribunali, l'assistere... È sempre un equilibrio, anche sì. Nella vita, Francesco, anche quando estremizzi, no? Anche sì. Quando cerchi di portare acqua al tuo mulino, c'è sempre un equilibrio, sì. Cioè sono delle cose che non si superano, capisci?
quando si comincia a parlare di 20 bambini ammazzati, di 600.000 satanisti, vuol dire che si è superato ogni ragionevole possibilità anche di discutere, cioè Francesco, no? Quando viene, vabbè, non è che loro pensano che l'uomo si è creato ad immagine e somiglianza di un dio pazzo cretino, oh boh. Sì, però la follia porta a follia, insomma, alla fin fine. Sì, ma diamo una dimostrazione di attualità che molti ascoltatori conoscono. C'è il caso di Welby, che chiede l'eutanasia. È una persona che tutti quanti vedono i filmati, vedono le fotografie, sanno qual è la sua intenzione e non vive certo una situazione felice, non è certo una situazione desiderata e desiderabile, eppure non è padrone neanche della sua vita, non può neanche scegliere di come vivere e di cosa fare. Sì, che non è né un consumatore né un produttore, perché esatto, non dovrebbero neanche fregargli più di tanto, sì. Invece no. Eppure deve rimanere lì a soffrire. E se voi notate tutte le dichiarazioni dei politici cattolici o che si rifanno alla Chiesa cattolica o si rifanno al cristianesimo, è di dire che lui non dispone della sua vita. Ma vi sembra giusto di fronte a una persona del genere che non chiede niente? Davanti a una Chiesa cattolica che disponeva della vita delle persone al punto tale da bruciarle vive quando gli conveniva. Cioè, e io dico, io della mia vita non ne posso fare, lui può bruciarmi vivo e io non posso disporre della mia vita. Cioè, provate un po' a pensare. Sì, lui si trova poi in una condizione non certo facile, però è ancora capace di intenderne e di volere. Eppure tutti quanti i politici, tutti i cattolici dicono no, la vita è sacra. Ma secondo voi lui può percepire che questa vita è sacra, che vivere così ne sia felice? Se scegliere di morire è una sua scelta, d'altronde, diciamolo, sa ancora ragionare, sa ancora usare la testa, eppure no, lo preferiscono far vivere così, nella sofferenza. Lo fanno per un gusto sadico, perché ricordiamo sempre che tutti i monoteismi hanno un gusto sadico, cioè la sofferenza è sempre una cosa essenziale per avvicinare le persone a Dio, a un Dio che non esiste. Ebbene, avete un esempio chiaro, avete un Don Benzi che pensa di fare creare mostri nella psiche, nella cultura delle persone, che pensa a persone malvagie, perverse, cattive, che pensa di doverle esorcizzare, che pensa di farle morire in vita, e poi abbiamo qualcuno che soffre e Don Benzi va a preoccuparsi dei satanisti. E di fronte a un Welby che dice io voglio disporre della mia vita, della mia esistenza e non reputo che sia giusto che io viva così. Ed è una scelta sua, una scelta che poi non provoca sofferenza certamente nei familiari, nelle persone che sono vicine, benissimo, però d'altronde anche un familiare dice è meglio una persona che vive in questa condizione, che continui a soffrire o che faccia una scelta diversa. Eppure tutti i cattolici sono lì a dire fa la tua vita non ti appartiene, perché soltanto i cattolici si rivendicano il diritto di uccidere. E allora arrivano al punto, come dice Flamini, che potremmo avere che un medico cattolico faccia morire per un'emorragia una donna che dopo un aborto che è andato male, benissimo, sono disposti a far morire perché è una peccatrice e sono disposti a far soffrire, continuare a far soffrire una persona come Welby. Allora, pensate qual è la prospettiva che ci vogliono creare, quali sono i programmi politici, culturali che i cattolici, i cristiani vogliono fare in questo paese. E poi ci lamentiamo degli islamici, ma ricordate che ebrei, islamici, cattolici tutti quanti sono sempre monoteisti. Se voi pensate che in paesi come Israele si sta discutendo e sono polemiche perché la compagnia di bandiera vola il sabato perché il sabato è dedicato a Dio, ma allora di questo passo perché il sabato è dedicato a Dio, se qualcuno sta morendo lo lasciamo morire perché bisogna pensare a Dio. Sì, Francesco, se metti al centro la tua vita Dio anziché l'uomo è così. È logico. E poi se uno come Welby dice io non voglio vivere così, no devi soffrire, perché Dio ama la tua sofferenza, diceva la Teresa di Calcutta, la macellaia, sì, dell'India, no? Francesco, vuoi invece che ti racconta qualcosa, sì, cosa vogliono fare a te invece? Sì, questo è loro, a te diretto, sentiamo. Ma è lunghina però, ma vai sì. Allora, il 27 novembre 2006 il Gazzettino, ma non te lo leggo tutto l'articolo, te lo leggo fino a metà perché è talmente una porcheria, seconda parte, che ti è, anche perché credo che il satanismo del disco rock, dei rock, del rock and roll, ormai lo sai a memoria, no? Sì, sì. Allora, il 27-11-2006 si riunisce il gruppo terrorista denominato Gruppo del Gris,
gruppo ricerca e informazione socio-religiosa su E7 a Treviso. E l'articolo del Gazzettino, il 27/11/2006, dice: la scomunica a film di successo come Guerre Stellari o Matrix parte da Treviso. Non so se avete un'idea dell'imbecillità della cosa, ma l'articolo del Gazzettino si apre così ed è a firma di Laura Simeoni. Quasi quasi mi vergogno e cambio cognome, sinceramente. Sono pellicole insidiose, pericolose, inquinanti, poiché veicolano messaggi gnostici in cui l'uomo si crede Dio, sostiene padre François d'Hermine, canadese, appartenente all'ordine domenicano, esperto di occultismo. Cos'era, satanista? Il sacerdote è stato chiamato ieri nel capoluogo della Marca dal GRIS, gruppo di ricerca e informazione socio-religiosa, che da oltre 20 anni cerca di far luce sul brulicante fenomeno sotterraneo delle sette. Oltre 20 anni? Guarda che Maurizio Antonello si è suicidato, che faceva parte di questo gruppo di criminali, Sì. Che mette economicamente in ginocchio centinaia di famiglie. Veramente mi sembra che i cattolici hanno messo in ginocchio molto di più. Plagiando le persone ingenue e sofferenti. Per essere un cattolico bisogna essere ingenuo e sofferente. Il GRIS sostiene che nel Veneto operino almeno 12 sette gnostiche, fra cui il Movimento del Graal, la Società Antroposofica Universale, il Rosa Croce. Ma che c'entra tutto questo col film acclamati dal pubblico di tutto il mondo? Lo spiega padre d'Hermine, che accusa le pellicole di promuovere il filone di pensiero neospiritista più diffuso oggi, l'agnosi. Diversamente dall'eresia cristiana del primo secolo d.C., l'attuale movimento si mescolerebbe con esoterismo, occultismo, talune organizzazioni massoniche, con un falso obiettivo: condurre l'uomo alla verità attraverso un cammino di consapevolezza che ruota attorno a tre cardini: la confusione fra il bene e il male, il rifiuto della realtà considerata illusione dai risvolti molteplici, la coincidenza fra io e Dio. Così gli eroi dei film trovano energia nella forza, si credono degli dèi, smantellano tutto ciò che è conosciuto e odiano la Chiesa. Nutrono invece una fede illimitata negli strumenti tecnologici. Il tutto induce gli spettatori, soprattutto quelli più giovani e indifesi, a diventare ottimi consumatori di telefonini, PC, iPad, ma anche di corsi per migliorare se stessi, pietre, libri e quant'altro, sostiene padre d'Hermine. In sintonia con le sue teorie si sono espressi altri relatori, fra cui Marco Fasoll, autore del libro Il Codice Svelato, che confuta le teorie di Dan Brown. E porcheria del genere, tanto per finire l'articolo. Questo articolo esce il 27 novembre 2006. Attenzione, il 4 dicembre 2006 arrivano le minacce per Francesco. Addirittura. Sì. Il pentacolo vicca degli stregoni buoni per la prima volta sulla tomba di un soldato. Dopo la prima vittoria legale, il guanto di sfida. Attenzione, questo articolo appare sul Gazzettino del 4/12/2006 sulla pagina internazionale, per cui vuol dire che il Gazzettino ha una sola pagina di notizie internazionali e ha sacrificato uno spazio di 15 cm per 15 cm di quella pagina per questo articolo, che è una notizia vecchia di 2 mesi. Tanto per essere chiaro. Perché tra l'altro abbiamo visto il filmato. Abbiamo visto anche il filmato un mese fa. Il mutto, sì. Per cui è una notizia vecchia di 2 mesi, già battuta dalle agenzie ANSI. Ebbene, il Gazzettino sacrifica circa 15 cm per 15 la sua pagina internazionale il 4 dicembre per scrivere di questa storia. Dopo la prima vittoria legale, il guanto di sfida delle e degli Vikans è stato lanciato. Streghe e stregoni buoni d'America, innocui eredi di religioni pagane che danzano ai cambi di stagione intorno ai fuochi e sono rappresentati persino tra le fila degli uomini in uniforme della grande potenza militare a stelle e strisce, sono la riscossa, lanciati ad ottenere un diritto alla memoria negato all'apparenza solo a loro, un diritto sempre più prezioso nei tempi duri della guerra in Iraq, in cui continuano a contare i caduti tra i loro seguaci. I seguaci di questa ritualità precristiane che giurano di non aver nulla a che fare con la magia nera o il satanismo, Francesco, giuri di non avere a che fare nulla con la magia nera e il satanismo, giuralo Francesco, guai se non lo giuri.
chiedono solo di poter avere inciso sulla pietra tombale il simbolo della loro religione pagana nei camposanti militari, e per questo stanno lottando a colpi di cause legali e ricorsi che giurano arriveranno alla Corte Suprema pur di vedere rispettata la libertà di religione riconosciuta dalla Costituzione USA. D'altronde, nei cimiteri militari gestiti dal Department of Veteran Affairs, l'ente che si occupa dei reddici dei caduti in combattimento, ci sono praticamente tutti: induisti, buddisti, seguaci della dottrina sufi, non mancano i musulmani, naturalmente i cristiani, persino gli atei hanno il loro simbolo inciso sulle pietre tombali. Ad aggirarsi fra gli emblemi autorizzati delle tombe militari si scopre ovviamente la croce cristiana, la stella di David degli ebrei, ma anche l'angelo dei mormoni e la curiosa tenda con le penne in cima degli indiani, così come la stella a 9 punte della religione Bahai. In tutto 38 emblemi sono autorizzati, ma per i Wiccans non c'era nulla da fare. La loro stella a 5 punte, che rappresentano gli elementi di terra, aria, fuoco e spirito inseriti nel cerchio universale, non viene accettata, e i portavoci del Veteran Affairs si rifiutano di spiegare la singolare contraddizione che vede la religione dei Wiccans permessa nelle caserme ma non riconosciuta sulle tombe. Eppure, di fedeli dichiarati tra l'aviazione, marina ed esercito ce ne sono quasi 2000, e in tutta America si parla di almeno 150.000 praticanti. È inspiegabile, spiega Joe Davis, un sostenitore dell'ingresso dell'emblema delle streghe buone nei cimiteri militari. Il Dipartimento della Difesa lascia che i soldati Wiccans professino i loro riti in installazioni militari, ma quando si arriva ai cimiteri la musica cambia. A questo punto ci sono cause intentate a favore e in rappresentanza dei diritti degli stregoni dell'Unione Americana per i diritti civili dell'Associazione per la separazione di Chiesa e Stato, e non si contano i ricorsi legali presentati da vedovi e adepti. Proprio in questi giorni però una prima battaglia è stata vinta in Nevada sulla tomba del sergente Patrick Stewart, ucciso sul suo elicottero in Iraq. Nel cimitero militare di Fernley è stata iscritta per la prima volta l'emblema Wiccans, ma perché la vedova Roberts ottenesse quella placca di metallo ci è voluto un anno di battaglie legali e l'intervento del governatore dello Stato, e forse la letterina scritta dalla figlia di Stewart, Alexandra, al leader dei Veterans Affairs, che diceva: mio papà ha rispettato te e le tue regole, è andato a combattere per la nostra patria, perché tu non rispetti le sue, perché non vuoi mettere il simbolo della sua religione sulla sua tomba? Punto di domanda. Bon, ve l'ho letto abbastanza in fretta. Questo è l'articolo che appare sulle pagine internazionali ed è chiaramente un articolo di minacce rivolte a Francesco. Francesco, o fai lo stregone buono, nel senso che fai il chirichetto, ti metti a 90 gradi, glielo porgi, e allora anche tu potrai avere la stella a 5 punte, il tuo simbolo, altrimenti loro ti mettono fra gli stregoni cattivi sulle sette che dilagano e che controllano, e poi ti arriva il Don Benzi che usa la polizia, perché chiaramente tu andrai perseguitato. Chiaramente io mi auguro che la polizia voglia distaccarsi le due cose, però appare chiara la minaccia, ed è una minaccia fatta dalle pagine del Gazzettino. Ma sai, c'è un discorso da fare, che se parliamo di sette, l'abbiamo detto all'inizio, la Chiesa Cattolica è una delle maggiori sette ed è la madre di tutte le sette. Se poi noi andiamo anche a pensare a tutti quanti i vecchietti che vengono convinti con sistemi più o meno efficaci a lasciare la loro eredità alla Chiesa Cattolica, se abbiamo appunto molte persone che vengono convinte che lasciando tutti i loro beni terreni avranno sicuramente nell'altro mondo un qualcosa di meglio, questo io lo chiamerei manipolazione mentale. Se poi noi abbiamo tutte le vedove o i vari parenti che vengono convinti che pagando centinaia di euro si possono fare delle messe e che l'anima del defunto passerà dal purgatorio al paradiso, io penso che di, diciamo, gente che potrebbe rientrare sul fronte della sete... Circonvenzione di incapace? Ah, no, io non voglio essere così cattivo, cioè, ma su gente che, come si dice, sono ciarlatani e che sono prestigiatori, perché... Se tu mi dici, se tu mi dai 300-400 euro, io ti faccio 30 messe e ti assicuro che l'anima del defunto passa dal purgatorio al paradiso. E vabbè, lo fai tu. Cioè, allora, e siccome questo qui avviene in tutte quante le parrocchie d'Italia, devi ammettere che questo fenomeno è un fenomeno abbastanza pericoloso. Scusa, se questo avviene in tutte le parrocchie d'Italia, ha ragione anche il mago della televisione dicendo che dando i soldi a lui, lui ti fa guarire o comunque ti fotte le cose. Dov'è la differenza? Cioè, beh, poi tra l'altro lo fa anche con meno paure, con meno terrificante, cioè nel senso che non diventa, sono meno cattivi e meno spaventosi. Andiamo via le telefonate. Perché?
Devi ancora finire di dire il tuo discorso. No, possiamo finire un'altra discussione. Comunque, cioè, renditi conto che effettivamente queste cose ci sono, che possono sembrare cose incredibili. Se voi pensate, ad esempio, ai bambini che vengono fatti oggetto di violenza, come direbbe Claudio, per il battesimo. Io ho trovato una sentenza del 1956 in cui una persona fu condannata per oltraggio alla religione di Stato perché fece un manifesto, fece un cartello in cui diceva battezzare un bambino e fargli violenza. Esatto. Ma voi tenete presente che una delle cose per cui questi qua del Gris attaccano le sette dicono che una volta entrati si fa fatica ad uscire. Uno che è battezzato, non ci esce più. Cioè, è il massimo del terrorismo, massima della coercizione che fa la Chiesa Cattolica. Sì. Fate un po' voi, cioè, è talmente aberrante quello che fanno queste persone che veramente fa indignare. Perché io ogni tanto uso qualche parola, ma è niente rispetto a quello che dovrei fare. Perché veramente attaccano tutti quelli che sono i principi morali a fondamento della Costituzione. Offendono migliaia di persone che hanno lottato per costruire questi principi. Sì, vabbè, lo so. Allora, se voi pensate quanti battesimi vengono fatti e poi i cattolici dicono, non nel Medioevo, non 50 anni fa, non 10 anni fa, ma dicono adesso che il battesimo allenta l'autorità dei genitori sui figli e che una volta che uno è battezzato la Chiesa non può ritrarsi dal farlo vivere da buon cristiano. Cioè, di conseguenza, vabbè, la legge limita i sequestri, però potenzialmente tutti quanti i cristiani potrebbero rientrare nel codice penale perché sarebbero disposti a sequestrare o istigare al sequestro un bambino che è battezzato che va a finire in una famiglia che non è cattolica, anche se questo battesimo viene fatto di nascosto. Perciò una famiglia che si trova che è buddista e che non fa battezzare il proprio figlio e di nascosto qualcuno lo fa battezzare, a quel punto qualcuno glielo potrebbe sottrarre perché è battezzato. Già successo, eh? Sì, vabbè, il caso Mortara è il più famoso, però pensate che il caso Mortara, io quest'anno Vittorio Messori, e l'ho sentito con le mie orecchie, ha detto ma cosa poteva fare la Chiesa Cattolica? Non poteva fare altrimenti, era stato battezzato. E ora questo è veramente un fenomeno di sette pericoloso, sì, perché però pensare quando cominci a avere milioni di persone o centinaia o migliaia di persone, beh, i parroci sicuramente disposti a dire se dovete ad esempio portare via un bambino ai suoi genitori per farlo battezzare. E ora effettivamente 15 persone di una squadra antisista sono poche. Perché in questo caso sì, se effettivamente cominciano a lavorare sulla formazione del disagio sociale e sugli elementi che provocano il disagio sociale, in effetti 15 persone sono poche, ma neanche tutta la polizia messa insieme, Francesco. Sì, vabbè, allora, dovrebbero fare dei bandi di regolamento. Cosa succede? Beh, se vuoi dai, attacchiamo le telefonate. Perché vuoi attaccare 049-700-700 e 049-700-838. E di conseguenza, appunto, pensiamo a questo, cioè, significa che allora non possiamo certo fermare la follia. Pronto? Del monoteismo con le leggi. Ciao. Sento, ti guardi quei cenni esoterici. Che adesso sì, siamo a posto. E il discorso del domenicano, cioè, una cosa del 600 comunque che te parla prima a Treviso, Sì, sì, a Treviso. Ma il discorso viene fuori a Torquemada, tu fai. Ma ti guarda che quell'articolo l'ha scritto uno che ha il mio stesso cognome, mi vergogno come un verme. Sì, giuro. Sì, ero matti. Sai, qui ci qua che seminano, nella gente che praticamente gli attecchisse, capito? Ne ammasca, cioè la maggioranza attecchisse purtroppo sui messaggi qua, io sempre a porta, la terza era Massi, Cassi, quello devo Massi, ed è sempre là, insomma, io sempre sul TV d'estato, io sempre davanti, che ho capito che si insinua, no? Gli striscia dentro e fa propaganda, cioè gli fa una loquela, capito? Ed è un'ora, non si capisce un tubo, però e semena un discorso. E qui che ha a capire, capisce. Beh, cosa ha detto Don Mazzi dei preti pedofili? Io non andrei mai dalla polizia. Sì, infatti. Forse, ma è gara fare così perché gli difende, perché c'è un DNA, questa gente qua, che ho capito. C'è dentro il DNA, cioè come ti parla prima del battesimo, no? È una cosa fare, è stato battezzato, cioè come è stato vaccinato. Cioè, è una cosa veramente ormai intrinseca dentro. Ormai è stato battezzato, ormai è stato vaccinato. Cioè, è una cosa ormai cosa può fare. Capito? Il discorso è che il battesimo, questi ordini qua, no? Come di vaccinazione, capito? Come di operazione, come di innesti dentro nel corpo, nel cervello, capito?
Beh, lui sì, li vuole fare così. Cioè, rendere, no, la cosa, rendere, cioè, abbiamo il caso del battesimo, rendere una cosa indistruttibile, cioè che non si può fare niente più niente, davvero. Mm-hmm. Cioè, far passare questo come irrevocabile a tutti i costi. Io mi spero che la polizia decida di mettere in chiaro quali sono le sue cose, insomma. Anche per esempio delle sette, è assurdo, vai, mette che faccia una squadra dei carabinieri, è scritto anche qua. Beh. Una squadra di agenti anti-sette satanici. Di che giornale hai? Dunque, della Repubblica. Di oggi? Sì. Sì, però un trafietto, dunque, lungo sarà 7 e largo sarà 4. Sì, ma il fenomeno strano è che ieri sono apparsi una trentina di articoli di tutti i diversi giornali in internet, no? Cioè c'è stato un vero e proprio bombardamento, e la notizia passa anche sul TG2 delle ore 18:30 per poi sparire nei telegiornali serali. Sì, sparisce che c'è notizia 18:30 che sparisce. Esatto. Per esempio una del televiso adesso non mi viene in mente la notizia, dunque 3-4 giorni fa, cambio discorso. Dunque, ha trovato dei termiti, no, di archeologi francesi, termiti di 7 milioni di anni fa che coltivavano funghi. C'è la notizia, l'ho mandata, sì, in rete. Sì, sì, l'ho mandata in rete, e comunque la userò, perché... Sono 7 milioni di anni fa. La Terra ha 40.000 anni, come sei? No, quanto? No, meno di 5.000, 8.000, 7.000 anni, quanto è? No, non è neanche... No, perché il mondo è stato creato, siccome tu ti leggi Bertrand Russell, io perché non sono cristiano, c'è la parte finale che parla della creazione del mondo, e dice, mi sembra, 23 ottobre 4004 avanti Cristo. Ah sì, che precisa proprio. Sì, esatto, per sapere che 400 anni in più erano troppi, sai. Comunque, se facciamo un calcolo, la Terra non ha neanche 6.000 anni per loro. Sì, sì, verso più ora, verso più ora. Cioè... Dopo 6.002 anni. Niente, questa qua in Gran Bretagna, dopo i natalizi, via, urtano le altre fedi. Cioè, in Gran Bretagna nei uffici, in tutti gli uffici. Beh, per esempio, sono più brutti. E adesso li hanno eliminati tutti, sì. Tutti eliminati, anche nell'IKEA, all'IKEA, le Padova. Sì, perché la tendenza è quella di trasformare la regione in un fatto privato, no? Esatto. No, ma vedi, c'è un discorso da fare. Effettivamente, sai, gli alberi di Natale in uffici pubblici non ci dovrebbero stare. Io mi ricordo una volta che sono andato in un ufficio pubblico e ho dovuto aspettare un quarto d'ora seduto a scrivere la mia carriera sulla spiegata tanto se dovevo di Natale. E permetti. Proprio sì, capito, che andavo anche di fretta. È una rogna da sistemare, non da poco. E io ho dovuto stare ad aspettare. E io rimango là. No, aspetta, mi è venuto in mente. No, dai, una volta che sono andato a registrare il statuto della federazione pagana, che sono dovuto aspettare in ufficio, e dall'altra parte l'impiegato faceva l'albo di Natale. Dovevo registrare la federazione pagana, penso un po', e lui faceva l'albo di Natale. Va bene, dai. Ok, ciao. No, effettivamente. Pronto? Effettivamente le cose sono un po' buffe, un po' particolari. Io nella trasmissione di questa sera invece parlerò di percezione, cambiamo un pochino argomento, perché sennò... Pronto? Sì, beh, torno a questo. Ciao, Paolo. Ciao, Francesco. Ciao. Effetti. Ciao, Paolo. Scusami, mi abbasso una. Sì, grazie. In effetti, un sano umorismo alla ragionier Fantozzi Ugo potrebbe essere un'arma letale per il libro delle scorregge bugiarde sacre ebraiche. Potrebbe essere anche questa la corazzata Potionchi insieme alla bisca. È una cagata pazzesca, ragazzi. Fantozzi Ugo, sapete che è lì il 15 di questo mese al Monte Grotto Terme lì? E forse andrò a trovarlo perché lo conosco e ho lasciato lui un quadretto anni addietro, e vorrei trovarlo perché è meraviglioso per me, e nei suoi film si trovano dei belli spunti da ridere veramente per quanto riguarda la signora religione cattolica. Anche su Super Fantozzi, guardate che è forte, eh. Vi saluto e vi ringrazio. Ciao Giampaolo. Ciao.
Bene Francesco, sì. La puntata volge al termine, cosa dobbiamo dire ancora? Beh, no, ricordiamo appunto di seguire internet, ringraziamo Franco che sta lavorando a caricare le trasmissioni, perciò www.federazionepagana.com/radiopagana trovate l'archivio delle trasmissioni che siamo arrivati al 2002, commentato con il sommario, perciò chi vuole recuperare un qualcosa, vuole farsi anche il famoso podcast, può riascoltarci in tutte le maniere, in tutte le salse. 5 secondi. Sì, va bene. Pronto? Ciao, velocissimo però, siamo in chiusura. Mi prendo una cosa veloce, quello che dite sulla Chiesa Cattolica è perfetto, comunque volevo dire il discorso delle sette sataniche, anche lì c'è qualcosa, perché a me mi sembra che entro Vigne, quello che scrive, poi sono andato a verificarlo sul sito, insomma ci sono gruppi che saranno innocui ma si definiscono così. Va bene, lascia perdere, entro Vigne c'è un vecchio debito con i satanisti, la sua storia passa anche di là, insomma. Poi Alleanza Cattolica è un gruppo di estrema destra cattolico legato a cose piuttosto bruttine, ci sono molti cadaveri in tanti armadi, Ma quello non lo metto in dubbio, sto solo dicendo che poi sono andato a vedere quei gruppi che Provini descrive, loro si esistono tutti questi siti e tutte queste cose, e il problema è che saranno innocui, però sì, no, sì. Tu troverai sempre un Marco Dimitri che ti fa i bambini di Satana, capisci? Come troverai sempre delle persone che fanno dei siti satanisti perché ci si divertono. Però il fatto di pensare che ci siano delle persone dietro al sito, no? O delle organizzazioni o chissà quale altra cosa, questo è frutto di fantasia. Vabbè, questo sì, in Italia, in America, diciamo, con la VEI ci sono già fenomeni sempre innocui ma molto lucrosi. Sì, indubbiamente, cioè, siamo perfettamente d'accordo, la maggior parte di tutti quelli che fanno la religione lo fanno per soldi, Chiesa Cattolica va prima. Io direi che la Chiesa Cattolica è prima e quest'altri vanno presso loro. Vanno un po' le briciole, sì. Esatto. Ok, ciao. Ciao, insomma, io ti dico, per quello che conosco di la VEI, sicuramente è più tranquillo, ed è la sua lettura, io la consiglierei proprio perché vi dà una dimostrazione che di quello che si dipinge della Chiesa di Satana. È stato provocatorio il nome, ma in realtà se voi andate a leggere la VEI di satanismo dal punto di vista cattolico non vi trovate assolutamente niente. E poi voglio ricordare una cosa, che c'è la tendenza di tutti i cacciatori di sette cattolici di creare finti gruppi, finti siti in cui loro scrivono di cosa pensano del satanismo. Ci sono almeno il 70% dei siti pagani sono tutti fatti da cattolici mascherati da pagani. E cosa volete farci? E così è, se le persone non riescono a leggere i contenuti e cercare sui contenuti, chiaramente vanno a finire là. Bene, allora, visto che siamo arrivati, vi ricordo giovedì 14 ore 21 Montecrotto Terme, Pub Imbo, il Viola Eliana, l'incontro mensile dei pagani dei Vica del Veneto. E questa sera, come ho promesso anche al pranzo, comincerò il discorso sulla percezione, faremo un po' di psicologia e stregoneria, e le due cose messe insieme. Il discorso sulla percezione andrà avanti circa, credo, 6 o 7 trasmissioni, e poi parleremo di illusioni, di allucinazioni e di percezioni extrasensoriali, e quello che è. Questo è il programma, diciamo così, la sera. Bene, ciao a tutti, ci sentiamo giovedì prossimo, radio trovate questa sera alle ore 19 e su internet trovate tutto. Ciao. Vado con la pubblicità diretta, ciao.